Allora, il tema che io oggi devo trattare riguarda alcuni caratteri particolari delle politiche per la realizzazione delle opere pubbliche in Italia, ed è un tema che, senza alcuna pretesa di fare sintesi, si combina molto bene, si accorda molto bene con le argomentazioni che abbiamo sentito da poco dai tre relatori precedenti. Perché i meccanismi che dal 1970 circa, se vogliamo caratterizzare delle date, si sono consolidati in Italia per realizzare le opere pubbliche, sono stati asserviti in modo molto netto a delle esigenze di profitti abnormi, che è una caratterizzazione tipica di un sistema capitalista nazionale arcaico che, per competere con gli altri capitalismi più razionali, deve ficcare le mani nelle saccocce della gente, al punto tale che quello che oggi possiamo vedere si può riassumere così: interventi sul territorio e opere quasi sempre inutili, devastazioni ambientali gravissime, finanziarizzazione molto forte del comparto e enormi spostamenti di ricchezza collettiva verso pochi soggetti privati. L'attenzione che dedichiamo oggi è quella soprattutto verso le opere grandi, di costo superiore mediamente al miliardo di lire, e medie, di euro, e medie di costo superiore mediamente ai 50 milioni, ma senza dimenticare che questi effetti perversi valgono anche, in molti casi, anche per le opere più piccole, di competenza di piccoli enti, di piccoli comuni. E prima di continuare, raccogliendo anche uno spunto precedente, io vorrei invitarvi a rimuovere un equivoco molto grave dalle nostre teste. La realizzazione di opere pubbliche in Italia è tradizionalmente caratterizzata da importanti fenomeni di corruzione, ma questo non è il problema principale. Concentrarsi su questo è sviante, crea disinformazione. Chi è contento di affrontare le questioni facendo tintinnare le manette risponde o a una propria vocazione personale oppure al bisogno di narcotizzare l'opinione pubblica. Qui il problema è tutt'altro, il problema è come è capire che la depredazione di risorse collettive legata alla realizzazione delle opere pubbliche poggia su due grandi elementi cardine. Il primo, di cui non possiamo fare approfondimenti oggi perché ci vorrebbe troppo tempo, è quello della dilatazione programmata e legale, non abusiva, programmata e legale dei tempi, che la dilatazione programmata dei tempi comporta il ricorso immediato ai meccanismi dell'emergenza, ai meccanismi delle procedure speciali, con l'azzeramento delle garanzie in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza del lavoro e soprattutto in materia di affidamento dei lavori, che rinunciano alle gare e sono affidati a trattativa privata con tutte le conseguenze che potete immaginare. L'altro elemento cardine, e di questo oggi facciamo un approfondimento, è anche qui l'enorme crescita programmata e legale dei costi finali delle opere. Una crescita programmata e legale che a sua volta incorpora tre fattori di causa, tre cause: meccanismi di contrattualizzazione e di finanziamento delle opere che sono disegnati appositamente per questo scopo, un sostegno anomalo, assolutamente anomalo, a carico delle finanze pubbliche all'intervento finto di capitali privati, e infine, cosa non secondaria, i costi altissimi di un'intermediazione del sistema bancario che non è casuale, ma è stata resa obbligatoria addirittura dalle norme
che negli ultimi anni soprattutto lo Stato ha posto a se stesso, e per uscire da metafora il Parlamento italiano ha imposto ai cittadini italiani. Di conseguenza, quello che vogliamo approfondire, sia pure insomma, in sintesi, perché il tempo è piuttosto tiranno, è questo: come sono affidate le opere pubbliche in Italia, soprattutto grandi e medie opere? Chi paga? Come paga? Elemento fondamentale. E con quali effetti? Se con una descrizione di sintesi volessimo descrivere il sistema complessivo quale lo vediamo oggi, potremmo dire così, potremmo dire queste tre cose: che le risorse impiegate in Italia per la costruzione delle opere pubbliche, a prescindere dalle propagande dei promotori, provengono tutte sistematicamente, dal punto di vista sostanziale, anche se non tutte dal punto di vista formale, dai bilanci pubblici. La partecipazione o parziale o totale dei capitali privati, che sono le forme del cosiddetto partenariato pubblico-privato, è una partecipazione sostanzialmente finta, e questa finzione è assolutamente funzionale a un sistema e serve per mascherare i costi iniziali delle opere altrimenti impresentabili, mascherare il fatto che le pubbliche amministrazioni fanno partire opere in condizioni di quasi totale o totale deficit di bilancio e quindi senza copertura finanziaria, mascherano poi il fatto che il capitale privato che presuntivamente contribuisce alla realizzazione di un'opera pubblica è mai capitale di rischio accantonato da chi interviene, ma sempre capitale di prestito, preso quindi dal mercato finanziario a costi elevatissimi, ma talmente tanto garantito dalla parte pubblica, garantito sia dal punto di vista del capitale, sia dal punto di vista addirittura dei profitti attesi, da trasformarsi sostanzialmente in un azzeramento del rischio dei privati, in un accollo importante del rischio del parte del pubblico, con una conseguenza non secondaria, che secondo le regole di contabilità europea per la costruzione dei bilanci pubblici, quegli importi di quei finanziamenti vanno ascritti al debito pubblico nazionale. L'Istat ha appena finito di depositare uno studio a campione su 35 progetti di partenariato pubblico-privato, riscontrando che il 71% di questi progetti esaminati non corrisponde alle regole di allocazione del rischio, e cioè di attribuzione di parte del rischio almeno al privato che partecipa in partenariato. Che significa tutto questo? Significa che il sostegno da parte del pubblico degli oneri del rischio non accollato al privato produce costi finali molto più importanti di quelli preventivati, che si possono calcolare grosso modo da 3 a 5 volte quelli progettati. Il sistema che abbiamo descritto in modo sintetico naturalmente non è venuto fuori all'improvviso e si è consolidato, depositato negli anni, dalla metà degli anni 1980 circa, in modo graduale. Va notato che si è consolidato in questo modo nel silenzio totale degli organi di stampa informati e degli esperti di settore. E di questo sviluppo si possono individuare, a mio modo di vedere, tre fasi che in parte si sovrappongono ma che concettualmente possono essere facilmente distinte tra loro. La prima fase è quella che corre tra gli anni 1990 e il 2000, in cui si può dire che si sono sperimentati modelli innovativi, tra virgolette, di contrattualizzazione e di finanziamento che si sarebbero poi
utilizzati meglio a partire dal 2000, ed è lo stesso periodo in cui si apriva, se vi ricordate, nel 1992 lo scandalo di Mani Pulite, uno scandalo che aveva a che fare con lo scambio di tangenti, e che questo sistema, di cui adesso vediamo grosso modo i contenuti principali, tendeva a superare ed è riuscito a superare, sostituendo le tangenti con un sistema di depredazione delle risorse pubbliche perfettamente legalizzato da norme dello Stato. Un esempio di quello che è successo in questa fase dal 1990 al 2000 lo conoscono tutti, e su questo andiamo molto rapidamente, è l'esempio del cosiddetto modello di realizzazione delle linee TAV, e parliamo delle linee Torino-Milano-Napoli, in sintesi. C'era una società mista, pubblico-privato, 60% privato, che doveva mettere a disposizione il finanziamento, quindi un 60% di finanziamento privato. Questo 60% di finanziamento privato non è mai arrivato. La società TAV SPA ha preso questo finanziamento occorrente dal mercato bancario. Lo Stato, contestualmente, dimostrando che questa truffa era una truffa assolutamente prevista e programmata in tutti i suoi passaggi, ha dato garanzie, anzi, ha offerto il pagamento degli interessi di quel prestito per tutto il periodo della costruzione, e ne abbiamo fino al 2020. Ha garantito in più la restituzione del capitale. Perché? Perché e questa garanzia è scattata immediatamente, perché il cosiddetto sfruttamento economico delle opere realizzate da parte di TAV SPA non ha garantito flussi di cassa sufficienti per restituire il capitale, e quindi l'ha restituito lo Stato. Questo tipo di meccanismo ha prodotto un debito pubblico che è emerso pochi anni dopo, molto importante, su imposizione dell'Unione Europea, cioè il debito di questa società TAV SPA è diventato debito privato, è diventato debito pubblico. Ebbene, i meccanismi che sinteticamente andiamo a descrivere in seguito ci faranno rimpiangere il cosiddetto modello TAV, perché quello faceva emergere un debito pubblico molto grave, ma nel breve periodo tutto sommato, ed era un meccanismo anche abbastanza ben decifrabile. Quelli che abbiamo di fronte oggi sono invece meccanismi molto più opachi, molto più sottili e sofisticati, molto meno trasparenti, che producono debito pubblico a distanza abissale, a distanza siderale di decenni, e che è molto più pericoloso di quello che abbiamo descritto fino adesso. Quali sono, in breve, le fasi successive di questo sviluppo graduale di sistema? L'altra fase che mi sembra utile individuare si colloca tra il 2000 e il 2014, ed è la fase in cui vengono costruiti, vengono revisionati i vecchi modelli di contrattualizzazione e finanziamento delle opere, e ne vengono costruiti di nuovi, con la caratteristica saliente di creare garanzie crescenti al capitale privato che interveniva nella realizzazione delle opere. Con appunto questa rispetto al sistema precedente, con questa novità che l'intervento del capitale privato è sempre più garantito con oneri a carico delle finanze pubbliche, dal punto di vista dell'assenza di rischio. E notate bene che questa garanzia di assenza di rischio non è stato il frutto di deviazioni di singoli, ma, ripetendo quello che è stato detto un momento fa, è stata la conseguenza di norme precise che miravano a questo tipo di risultato, che lo Stato ha prodotto per la propria pubblica amministrazione. E questa fase di modelli contrattuali e finanziari finalizzati a garantire l'assenza di rischio per il privato è caratterizzata da forme contrattuali
parecchio differenti, siamo sui 7-8 modelli principali, e di questi mi sembra utile dal punto di vista dei contenuti principali e soprattutto dal punto di vista della esemplificazione del senso di quello che stiamo dicendo, parlare solo della concessione di lavori pubblici e della finanza di progetto, senza dimenticare forme, anzi accennando soltanto a forme come quelle del contratto di disponibilità, e anche in collegamento agli interventi che sono stati fatti prima, le società miste per la gestione di servizi e per la costruzione di opere. Che cos'è la concessione di lavori pubblici e che cos'è la finanza di progetto e come interpretano questa esigenza del modello capitalista nazionale di spostare ricchezza pubblica verso tasche private? La concessione di lavori pubblici si differenzia dall'altra grande modalità di realizzazione di opere, che è l'appalto, ma l'appalto è semplice tutto sommato. La pubblica amministrazione sa X soldi servono per realizzare quell'opera, si fa una gara, si individua il realizzatore segue il lavoro viene consegnato alla pubblica amministrazione, che paga il dovuto già in cassa. Se l'opera non crolla, viene proposta all'utilizzazione pubblica. La concessione di lavori pubblici ha tutt'altro tipo di caratterizzazione, perché si tratta di opera da realizzare con partecipazione di capitale privato, in questo caso non prevalente. Questi sono caratteri che hanno connotato il sistema fino a circa 15 anni fa. Quindi partecipazione di capitale privato non prevalente, il privato riceve come corrispettivo non tanto un contributo di soldi quanto il diritto di sfruttamento economico dell'opera per rientrare attraverso i flussi di cassa del capitale investito, ma con un periodo di gestione non superiore ai 30 anni, e riceveva anche un contributo eventuale aggiuntivo di prezzo nel caso gli fosse richiesto una particolare qualità di servizio o gli fossero imposte tariffe calmierate. La finanza di progetto, rispetto a questo schema di base, è una forma di realizzazione di lavori pubblici in cui la presenza di capitale privato è o prevalente o totale. Nel corso degli ultimi 15 anni, quindi a partire grosso modo dal 2000, la finanza di progetto, rispetto alla normale concessione di lavori pubblici, è diventata lo strumento principale di realizzazione di opere in partenariato pubblico-privato, cioè per quelle per cui la pubblica amministrazione non ha tutte le risorse necessarie, ed è divenuta strumento principale proprio nello stesso periodo, contestualmente alla distorsione del modello iniziale verso garanzie crescenti al capitale privato. E vediamo in che senso, perché questa esemplificazione apparentemente troppo tecnica serve per capire esattamente qual è la natura del problema che abbiamo di fronte. Regole costruite per danneggiare. Bravo Stefano, così, com'è? Così. Allora, quella che era la concessione trentennale per recuperare attraverso i flussi di cassa il capitale investito è diventata una concessione senza limiti di tempo, sia attraverso la rimozione dei tetti, sia attraverso l'istituto delle proroghe continue finalizzate a garantire l'equilibrio economico dell'investimento del privato. Quello che era un contributo di prezzo fino al 50% del valore dell'opera è diventato negli ultimi anni un contributo di prezzo fino al 100%, attraverso un'altra volta la rimozione dei tetti formali e soprattutto attraverso l'applicazione sistematica e perversa dell'istituto della revisione prezzi. C'è da dire poi che normalmente questo prezzo che lo Stato decide di pagare fino al 100% al costruttore privato in partenariato è un prezzo che si esprime sempre più spesso come canone
pluridecennale di uso dell'opera costruita. Il canone pluridecennale, però, è un importo che va ascritto tecnicamente alle spese correnti e quindi è sottratto ai vincoli del patto di stabilità e ovviamente consente ogni tipo di giochi, di manovre e di libertà. E quello che va poi soprattutto sottolineato è che questo meccanismo, questo insieme di distorsioni che si è profilato negli ultimi anni sulla finanza di progetto, sulla concessione dei lavori pubblici, ha assunto al suo centro l'attenzione quasi materna di Stato e pubbliche amministrazioni minori verso l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento del privato, esattamente rovesciando le logiche che uno si aspetterebbe in questo tipo di comparto. Come è successo questo? È successo che gradualmente il piano economico-finanziario della realizzazione, che è l'accordo che regola i rapporti tra pubblico e privato, è stato reso modificabile in funzione non tanto e solo di norme sopravvenute, di nuove tariffe, eccetera, ma soprattutto modificabile in funzione di variazioni delle condizioni di mercato e variazione dei costi del finanziamento. Il che, in parole povere, significa che se un'autostrada costruita con una teta di traffico 50 ha un traffico reale di 10, la differenza di 40 la paga la pubblica amministrazione che ha ordinato l'autostrada, perché il piano economico finanziario la obbliga a fare questo, non è facoltativo. Significa contemporaneamente che l'eventuale aumento di costi del finanziamento bancario, cosa non niente affatto rara e trascurabile in una situazione di crisi finanziaria ricorrenti, viene addebitata al partner pubblico, che di conseguenza fa fronte alle esigenze di riequilibrio finanziario economico del privato, che non può evidentemente rischiare, sia attraverso contributi aggiuntivi, sia attraverso proroghe delle concessioni tendenti all'eternità. Facciamo un esempio concreto che è interessante. L'autostrada Brescia-Bergamo-Milano è costata 3 volte di più dei costi preventivati, ha 3 volte di meno il traffico atteso, la società concessionaria ha preteso la revisione del piano economico finanziario, gli è stata riconosciuta quasi obbligatoriamente una proroga della concessione di 10 anni, un contributo aggiuntivo da parte della regione Lombardia di 60 miliardi e da parte dello Stato di 300 miliardi con la legge di stabilità 2015. Chi è che paga queste somme? Voi? In questo modo, insomma, ha perso anche di significato la tradizionale distinzione tra opere prive di ritorno economico e opere con ritorno economico, con tutte le differenze procedurali che c'erano su questi aspetti, di cui tralasciamo del tutto la descrizione. Non senza dire però che questo tipo di meccanismi ha favorito, per esempio, il fatto che nel 2011 norme del governo Monti hanno stabilito che le grandi infrastrutture strategiche possono essere fatte in finanza di progetto e in concessione di lavori pubblici anche a prescindere dal loro potenziale ritorno economico. E chiudiamo. Una terza fase che si può individuare è, come si può dire, la fase della gestione delle contraddizioni, la fase in cui si riscontra la scarsità dei prestiti bancari a prescindere dalle enormi garanzie offerte dalla parte pubblica e l'introduzione di ulteriori incentivi importanti al privato che interviene in partenariato. Qual è il dato
di partenza di questa ultima fase che viviamo ancora attualmente, che fino al 2012, fino alla fine del 2011, grosso modo, le operazioni in partenariato pubblico-privato sono aumentate di numero e di valore. Tra il 2012 e il 2013 invece c'è stato un forte aumento di valore, ma un decremento importante, fino al 35%, dei bandi di gara e delle aggiudicazioni di lavori. Questo trend di diminuzione, bandi di gara e aggiudicazione dei lavori, è aumentato tra il 2013 e il 2014, e a questo trend si è aggiunto anche il trend negativo, finalmente, del decremento dei valori assoluti dei lavori assegnati in partenariato pubblico-privato. Che cosa ha determinato questo? È che la crescente difficoltà dei privati di smuovere le banche a prestare il loro finto contributo alla costruzione di opere pubbliche ha indotto lo Stato italiano a creare nuovi istituti contrattuali e finanziari e a mettere in campo una quantità abnorme, incredibile di incentivi per cercare di, come dire, mettere le pezze a un sistema che non si tiene più. Facciamo di questi incentivi soltanto un paio di esempi. Tempi? 10? Facciamo soltanto un paio di esempi di quest'ultima fase, perché questi esempi sono, secondo me, molto esemplificativi e molto chiarificatrici. Parliamo soltanto delle obbligazioni di progetto e delle defiscalizzazioni. Le obbligazioni di progetto. Allora, tutti i soggetti che intervengono in realizzazione di opere pubbliche in partenariato pubblico-privato hanno il diritto di costituire delle società per azioni, e queste società per azioni hanno a loro volta il diritto di mettere sul mercato, attraverso l'intermediazione degli istituti bancari, delle obbligazioni che sono qualificate proprio dalle norme che reggono il sistema, obbligazioni ad elevato rischio garantite da ipoteca, che possono entrare nei portafogli di tutti i cosiddetti investitori qualificati. Ma gli investitori qualificati, a parte la tecnicità dell'espressione, sono tutti gli enti pubblici e privati che operano nel mercato finanziario. Praticamente sono noi che siamo qua, non siamo investitori qualificati. Tra il 2012 e il 2014 questo meccanismo di emissioni di obbligazioni di progetto è stato molto fortificato, e apro una parentesi, sugli sviluppi di tutti questi sistemi che stiamo descrivendo, il decreto Sblocca Italia, di cui non è la prima volta che si parla oggi, ha prodotto delle accelerazioni molto importanti, puntuali, qua e là, ma tutte di grande spessore, che negli esempi che facciamo è poco utile individuare in modo puntuale, ma che bisogna ricordare come intervento di valenza generale molto deciso, quello di fine 2014. Allora, le obbligazioni di progetto possono essere d'ora in poi dematerializzate, significa che possono essere scritte in registri informatici e che il suo proprietario d'ora in poi non vedrà più scritto su un pezzo di carta obbligazione ad elevato rischio, state attenti. Queste obbligazioni sono garantite da tutto il sistema finanziario nazionale, non solo fino alla fine della costruzione dell'opera, ma fino alla scadenza dell'obbligazione, che può essere anche tra 50 anni. Hanno un regime fiscale facilitato, gli interessi delle obbligazioni pagano il 12,50%, come quelli del debito pubblico, e non il 26%, come pagano tutti gli altri introiti da capitale in Italia. Hanno imposte in misura forfettaria e, soprattutto, questione molto delicata, possono essere utilizzate per rifinanziare debito precedente legato ad operazioni similari.
E questo meccanismo è stato utilizzato per recentissimamente proprio dalla società concessionaria del passante di Mestre, che ha emesso obbligazioni per 800 milioni di euro garantite dalla Banca Europea degli Investimenti per 200 milioni di euro per cercare di far fronte al debito precedente con Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea degli Investimenti, acceso perché i flussi di cassa, nonostante il traffico abbastanza sostenuto, non riescono a pagare gli investimenti acquisiti per partecipare alla costruzione dell'opera. Applausi. Quali sono gli effetti di queste obbligazioni di progetto? Quello ovvio, abbastanza chiaro, è che si produce un rischio grave di perdita di capitale. E il secondo è che i compratori pubblici, per fare fronte a questi acquisti di obbligazioni di progetto, che, aprendo parentesi, saranno soggette a pressioni elevatissime, per favore compra quelle obbligazioni, possono ricorrere ad accensioni di nuovo debito pubblico se non hanno i soldi in cassa. Ma l'elemento più grave, di cui non c'è informazione, è che le obbligazioni di progetto possono finire dentro i portafogli di soggetti che gestiscono risparmio collettivo, come i fondi comuni di investimento e come i fondi pensione. A pochi metri da qui, oggi 30 maggio e domani 31 maggio, c'è uno stand dell'INPS insieme a Pensplanum Centrum S.p.A. che informa, con l'aiuto di grandi specialisti, il pubblico del Film Festival su quale potrebbe essere il suo futuro pensionistico. Sarebbe interessante andare a domandargli: ma voi delle obbligazioni di progetto ne sapete qualche cosa? L'ultimo, rapidissimamente, esempio di incentivi abnormi è quello delle defiscalizzazioni, ed è un meccanismo questo che si è consolidato, che si è disegnato dopo la crisi del 2008, ma soprattutto negli anni 2011-2014, con un contributo ultimo molto importante e determinante proprio del decreto sblocca Italia e della legge di stabilità 2015. Come funziona il sistema delle defiscalizzazioni? Ci sono alcune condizioni di partenza: si deve trattare di opere di costo non superiore a 50 milioni, si deve trattare di compensare il privato per un importo non superiore al 50% del suo investimento, ci deve essere assenza di contributo pubblico e altre condizioni minori. Quando si realizzano queste condizioni, che cosa ottiene il privato che partecipa alla costruzione di un'opera pubblica? Ottiene la eliminazione dell'IRES e dell'IRAP, che sono sono l'IRPEF delle società per azioni. Ottiene la possibilità di non pagare o di compensare l'IVA, ottiene anche la possibilità di non pagare il canone di concessione, tenendo conto soprattutto del fatto che l'importo della defiscalizzazione concessa dallo Stato tramite deliberazione del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica è un importo variabile nel tempo, perché ancora una volta, così come abbiamo visto per il caso della finanza di progetto, il contenuto della defiscalizzazione si adegua nel tempo alle esigenze dell'equilibrio economico dell'investimento del privato, nel senso che, ancora una volta, se il suo profitto atteso sul suo capitale sono in pericolo, l'importo della defiscalizzazione con un altro intervento del CIPE viene variato. E ultima annotazione per chiudere è che questo sistema di defiscalizzazioni comincia ad essere imposto anche con la violenza normativa fino a questo momento, ma violenza comunque sempre.
perché nel caso della, dell'autostrada Orte-Mestre, famigerato progetto pericolosissimo, nel 2013 il CIPE ha approvato un progetto preliminare con 1,8 miliardi di defiscalizzazioni. La Corte dei Conti ha respinto questo, questo provvedimento perché non gli tornava questo importo così elevato. Il decreto sblocca Italia ha costruito una norma apposita per aggirare l'opposizione della Corte dei Conti e immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sblocca Italia, il CIPE ha di nuovo approvato un progetto preliminare per la Orte-Mestre con la defiscalizzazione di 1,8 miliardi. Poi il progetto è saltato perché gli scandali del sistema, dell'inchiesta sistema, Ercole Incalza e compagnia cantando, hanno affossato alcune delle opere più palesemente scandalose, tra cui la Orte-Mestre, che è scomparsa dalle 25 opere prioritarie inserite nel documento di economia e finanza del 2015. Io avrei dedicato qualche minuto ad alcune conclusioni, però secondo me non è nemmeno necessario perché non ho certo parlato a persone prive di intelligenza e le conclusioni le possiamo tirare tutti insieme e anche oggi pomeriggio. Grazie per l'attenzione.